E bentornato a Moreno Buccianti, volto noto ormai potremmo dire di Devozio, è con la fiera da tutte e quattro le edizioni, lui viene da Follonica, siamo in provincia di Grosseto e ci parla di Selesao che non a caso ci evoca il calcio. Assolutamente sì, la Selesao ormai è su tutti gli onori, le cronache per quanto è il nostro progetto. Noi siamo nati nel 2005, composta da sacerdoti con la passione per il calcio, e quindi ci proponiamo in campo benefico organizzando eventi e raccolta fondi. Nel 2022, l'ultima edizione di Devozio, abbiamo portato il progetto della Nazionale Suore, che ad oggi è la prima squadra di calcio composta da suore, e quindi andiamo avanti nel programmare i nostri eventi e i nostri incontri benefici. Siamo al primo giorno di questa edizione 2024, con quali aspettative sei arrivato in fiera quest'anno e se c'è qualche novità? Ma le nostre aspettative sono sempre positive, in quanto noi, non essendo un'azienda, quindi un'associazione, veniamo qua per farci riconoscere soprattutto e per promuovere le nostre iniziative, perché magari tra i visitatori c'è qualche persona interessata magari ad ospitarci e organizzare qualche evento. Certo. E se io dico Fabrizio Maiello? Nell'ultimo anno ci siamo conosciuti, le nostre strade ci sono incrociate, non credo a caso, come in tutte le storie. Fabrizio è una storia importante, è un ex detenuto che purtroppo poteva diventare un campione di calcio, un infortunio gravissimo gli ha precluso questa possibilità e questa soddisfazione. Da lì la vita è cambiata, purtroppo in peggio, perché ha iniziato a delinquere, da lì ha conosciuto gran parte delle carceri italiane, però diciamo che grazie al pallone, grazie alla nostra associazione, grazie anche ai suoi meriti, è riuscito ad accostare quello che è la parte sportiva con la sua personalità, e soprattutto grazie anche al fatto che quest'anno, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Ghiera a Reggio Emilia, con la maglia della nostra squadra che noi gli abbiamo donato, ha fatto un nuovo record di palleggi per 2 ore di seguito. Quindi Fabrizio è qui con noi, poi magari avrò occasione di raccontarvi la propria storia. Uscirà a breve un docufilm proprio sulla sua storia, che verrà per la prima volta mostrato a Reggio Emilia il 27 febbraio. E sì, molti di noi l'hanno visto palleggiare anche poco fa, ed è molto bello perché ricorda che lo sport è aggregazione, è riscatto, e forse troppo spesso si mischia sport con denaro, mentre l'obiettivo iniziale di qualunque cosa provenga dallo sport è per l'appunto questo. E peraltro Dio solo sa, è il caso di dire, quanto c'è bisogno di aggregazione e di fare squadra a tutti i sensi dopo il periodo che in parte abbiamo passato, penso alla pandemia, ma anche con la situazione in giro per il mondo che purtroppo dice altro. Purtroppo sì, è vero, lo sport credo che sia proprio un mezzo di aggregazione, soprattutto in questo momento la Palestina, come in altre nazioni, la guerra sta decimando la popolazione, e io particolarmente un ricordo molto bello, perché dal 2010 al 2013 ho avuto la fortuna di conoscere persone importanti in Palestina e anche aver contribuito alla costruzione di un campo di calcio a Betlemme. Quindi sono dispiaciuto da questa situazione, e spero che i potenti della politica riescano, insieme a Papa Francesco, a dare la parola fine a questa situazione. Ovviamente ce lo auguriamo tutti. A proposito di speranza, c'è un appuntamento importantissimo alla fine di quest'anno, esattamente il 24 dicembre, si aprirà il giubileo del 2025. Mi hai un po' raccontato che c'è un sogno nel cassetto. Beh, naturalmente, avendo a disposizione una squadra di sacerdoti, una squadra di suore, credo che quest'anno metteremo a progetto un evento importante per questa occasione. In questo momento non sono in grado di darti proprio così l'esclusiva in merito, però stiamo ragionando anche da tempo. Purtroppo la pandemia
ci aveva un po' bloccato, però vogliamo portare un messaggio di pace anche attraverso lo sport e attraverso lo sport giocato da sacerdote e suore. Grazie Moreno Buccianti, buon devozio. Grazie a voi.